Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuta Martina D'Arco, studentessa che è scesa ieri in piazza assieme a migliaia di ragazzi di tutto il mondo per salvare il pianeta. Buonasera Paola Tommasi, giornalista di Libero, e buonasera, ben arrivato, Antonello Pasini, fisico e climatologo del CNR. Allora, ieri per l'appunto in oltre 1300 città di tutto il mondo hanno manifestato soprattutto i giovani per scuotere in qualche modo noi adulti dall'inerzia sui temi ambientali. Hanno ragione i ragazzi, subito dopo la pubblicità. Martina D'Arco, allora tu sei una studentessa, hai 18 anni e ieri eri tra i tanti giovani che hanno manifestato in tutto il mondo contro l'inerzia di noi adulti a proposito del riscaldamento globale e dei problemi ambientali. E voi ci dite, voi avevate un futuro, noi non abbiamo più tempo. Che cosa temete di più? Noi temiamo di più proprio questo, proprio la mancanza di tempo, perché potrebbero essere tante le soluzioni, potremmo andare appunto su Marte, potremmo andare sugli esopianeti. Il problema è che non c'è tempo per sviluppare la tecnologia adatta, la tecnologia che potrebbe portarci. E abbiamo solamente 11 anni e in 11 anni questo è l'unica cosa che possiamo fare, semplicemente chiedere... Perché 11 anni? Perché questo è quello che ci resta, tra 11 anni raggiungeremo l'1,5 gradi, che quella è la soglia massima. Superata questa soglia, noi alla fine non potremo più fare niente, niente sarà reversibile, niente, e continueremo ad andare avanti. A peggiorare, esatto, dici. Sì. Professor Pasini, lei è un climatologo fisico che da anni studia i problemi ambientali. È vero che il tempo sta scadendo? Sì, il tempo è limitato perché bisogna agire in fretta. E perché bisogna agire in fretta? Perché il clima ha un'inerzia, è proprio una questione fisica. Cioè l'anidride carbonica che noi immettiamo in atmosfera sta lì per decenni. Quindi noi stiamo scontando oggi quello che abbiamo emesso decenni fa. E per agire sui decenni futuri dobbiamo fare subito. E non c'è verso. Insomma, tra l'altro un altro elemento di inerzia è quello degli oceani. Gli oceani si riscaldano di meno della Terra perché hanno più capacità termica, come dicono i fisici, però nello stesso tempo mantengono questa temperatura e la danno all'atmosfera. Quindi ecco, tutti questi elementi, i ghiacci che si sciolgono e fanno aumentare ancora di più la temperatura, quelli che noi chiamiamo feedback, cioè qualcosa che retroagisce sul riscaldamento determinando altro riscaldamento, ecco, per tutti questi motivi dobbiamo fare in fretta. Dobbiamo fare in fretta. Paola Tommasi, tu pensi che l'allarme sui cambiamenti climatici sia eccessivo, no? Perché? Questa settimana il Presidente della Repubblica ci ha ricordato che siamo sull'orlo di una crisi ecologica globale, ma siamo sull'orlo anche di una crisi economica, di una crisi dovuta alla mancanza del lavoro, di una crisi politica, di una crisi di valori identitaria. Quindi bisogna fare anche un ordine delle priorità, capire se vogliamo dedicarci prima alla crisi ecologica oppure a quella economica, per cui non c'è tempo. Si dice 11 anni, mi sembra un po' apocalittico come scenario. Comunque non c'è tempo per salvare il pianeta, ma non c'è tempo neanche per noi per sopravvivere il mese prossimo. Da un punto di vista economico, sì. Dici? Sì. Allora, è una questione di priorità. Certo che è sempre questo il problema, no? Intanto le voglio chiedere, professor Pasini, se... sono tante priorità in conflitto, per cui o si fa una cosa e non si può fare l'altra. Questa è una maniera di ragionare un po'
come dire, antica, nel senso che noi sappiamo che tutto è legato con tutto e che la crisi economica va insieme alla crisi della natura, eccetera, eccetera. Cioè i sistemi sono complessi, esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. Noi dobbiamo avere delle win-win strategies, delle strategie doppiamente vincenti, come dicono gli statunitensi e gli inglesi, perché è possibile risolvere questi problemi solo se li si fa insieme, cioè se la soluzione di un problema aiuta a risolvere anche la soluzione di un altro problema. Adesso poi ti restituisco subito la parola, Paola. Vorrei ancora interpellare Martina, perché volevo chiederti chi ti ha insegnato a essere così sensibile sui problemi climatici. Beh, sicuramente Greta Thunberg mi ha dato la forza. Che diciamo, raccontiamo che la magari nostra, non tutti sanno chi sì, è questa nostra, giovane ragazza la di nostra 16 paladina, anni. Possiamo dire, la nostra ispiratrice, una ragazza di 16 anni, una ragazza svedese che da ormai 6 mesi si trova al Parlamento svedese e sciopera a scuola per manifestare davanti al Parlamento svedese. Ogni settimana, venerdì è stata candidata anche al Nobel per la pace. Due giorni fa al Nobel per la pace, quindi vi ispirate a lei? Sicuramente sì, io ero anche prima comunque sensibile, però da un punto di vista prettamente scientifico, quindi mi informavo su questi dati, anche perché ritengo che i dati scientifici siano appunto ciò che più a cui possiamo affidarci, anche perché la scienza è la scienza, quindi io mi interessavo sempre di questi dati. Quindi non pensi come Paola Tommasi che sia un po' allarmismo eccessivo? Secondo me no, sono decenni che gli scienziati, i climatologi ci dicono dovete fare qualcosa, dovete fare qualcosa, i dati li abbiamo, i metodi per migliorare li abbiamo, naturalmente è un conflitto di interessi, perché se uno comincia a attuare delle politiche per salvaguardare il clima rischia poi di andare a intaccare quelle per salvaguardare l'economia o comunque tutto il resto, e sono d'accordo con il climatologo, anche perché secondo me è giusto, bisogna lavorare insieme per risolverle tutte. Ci insegnano il primo giorno di università che le risorse sono limitate, per cui il tema delle priorità veniva da quello, le risorse sono limitate, capiamo dove vogliamo destinarle. Le risorse poi naturali i numeri, sono limitate. Voglio capire, perché si parla tanto, però mica ho capito quali sono le azioni per salvaguardare il clima, per salvare il mondo, perché l'altro giorno è uscito uno studio dell'ONU che ci faceva l'elenco di tutte le cause di mortalità e anche lì si descriveva la di più di 9 milioni di morti all'anno, no? Per sì, cause che poi climatiche. Erano la contaminazione dell'acqua, la mancanza in alcuni paesi di servizi igienici, e sarebbe facile a questo punto risolvere. Cioè non è un tema di cioè è un tema anche di infrastrutture, se vogliamo, dare dei servizi igienici nei paesi in cui ce n'è bisogno è facile come soluzione. Non capisco invece in queste manifestazioni in cui si fanno tanti slogan quali siano le azioni per andare a ridurre i numeri, anche perché sono anni che si aumentano le emissioni e l'aumento del riscaldamento globale è minimo. Gli accordi di Parigi, che sono quelli che dovrebbero andare a risolvere questi problemi, prevedono un abbassamento della temperatura di 0,2 decimi Celsius nel 2100, quindi non mi sembrano grandissime azioni. Forse allora, quello che dicono anche gli studenti è che quello che è stato fatto fino ad ora non è stato fatto bene, il metodo non ha pagato. Allora, professor, allora, mi pare che lei non sia d'accordo no, su nulla, nel senso che io dico sempre quando faccio le mie conferenzine ai ragazzi, voi pensate che un grado, due gradi in più sia soltanto sudare un po' di più, non è così. Innanzitutto noi siamo più sensibili agli estremi di temperatura, no? Le grandi ondate di caldo, ma anche le ondate di freddo, oppure tutti gli impatti sul territorio, sui nostri territori, la grande siccità che invaderà probabilmente l'Italia, e insieme quando si ritraggono questi anticicloni feroci libici arrivano correnti da nord che fanno i disastri che tutti abbiamo visto. Quindi perché? Perché noi siamo contornati da un mare caldo che diventa sempre più caldo. Cosa significa questo? Che il mare evapora di più, ma le molecole di vapor d'acqua non sono altro che i mattoni su cui si costruiscono le nubi. Quindi più nubi, più precipitazione. E ancora,
2-3 gradi in più di temperatura del mare vuol dire avere un'energia enorme, un calore enorme all'atmosfera, il calore è energia, e l'atmosfera, io dico sempre, non è come noi che più o meno abbiamo il libero arbitrio, l'atmosfera deve seguire le leggi della termodinamica, e per seguire le leggi della termodinamica non può far altro che investire il territorio violentemente, con piogge violente, venti forti e così via, con tutto quello che poi noi andiamo purtroppo ogni giorno sempre più a vedere. Diciamo, Paola, tu sei così critica nei confronti degli ambientalisti, adesso uso un termine, diciamo, volutamente generico, perché sei sovranista, populista, e siccome Trump per primo è colui che, diciamo, nega che ci siano delle evidenze scientifiche, e qui mi sembra di poter dire che nega l'evidenza più evidente. Però, insomma, questo... La scienza è divisa anche su questo. Comunque. Beh, insomma, non tanto, no, lo chiedo poi a Pasini, mica tanto. Un foglia di anidride carbonica è come l'inflazione, ci deve essere, altrimenti non ci sarebbe la vita umana. E alcuni studiosi, c'è Zichichi che ci ha detto... l'influenza sul cambiamento climatico delle specie vegetali è molto più alta rispetto a quella della specie umana, e che questo problema c'è anche su Marte, dove non c'è la vita, dove non c'è l'industrializzazione. Però io non voglio scendere nel tema della scienza, perché gli scettici, che qualcuno chiama negazionisti, poi se si offendono forse hanno anche ragione, ma chiamiamoli scettici, hanno fatto sempre una battaglia di retroguardia di questo tipo. Inizialmente hanno detto non esiste il riscaldamento globale, poi non lo possono più dire, allora hanno cominciato a dire non esiste il riscaldamento globale ma non è colpa dell'uomo, cioè esiste il riscaldamento globale ma non è colpa dell'uomo. Adesso non possono più dire neanche questo, allora cosa dicono? Sì, esiste, è colpa dell'uomo, ma fa bene, perché le piante crescono di più. Allora, a parità di altre variabili, è vero, perché la CO2 entra con la fotosintesi dalle foglie e quel C, quel carbonio, diventa tronchi, rami, foglie e così via, no? Ma... però... cambiano altre cose. Hai voglia a pompare anidride carbonica dall'alto se da sotto non c'è acqua? O quella poca acqua che c'è evapora perché la temperatura è troppo alta? Quindi cosa si deve fare? E cosa si deve fare? Si deve mitigare, cioè ridurre le emissioni di anidride carbonica, e anche adattarsi, perché purtroppo un po' di danni climatici già ce li abbiamo e ce li avremo anche in futuro, anche se saremo bravi. Quindi entrambe queste cose. Ecco, posso solo chiedere, Martina, tu nella tua vita quotidiana, concretamente, che cosa fai per dare un contributo per combattere il surriscaldamento del pianeta? Beh, sicuramente nel mio piccolo, io innanzitutto, la raccolta differenziata ovviamente la faccio in maniera molto più consapevole. Molto più consapevole che significa? Significa che se io faccio, diciamo, in un modo... obbligo, per così dire, la mia famiglia a fare nello stesso identico modo, ma così avviene anche a scuola e così avviene anche con i miei compagni di classe. Io cerco di sensibilizzarli. E poi, oltretutto, un gesto che secondo me è molto importante anche nel suo piccolo, usare invece delle bottigliette di plastica le borracce di ferro. Io sono 2 anni ormai che in automatico uso la borraccia di ferro, ho delle amiche che invece continuano costantemente a comprare bottigliette di plastica la mattina per buttarle poi dopo le 6 ore di scuola. Ecco, io in questi giorni soprattutto sto cercando di farlo capire, e devo dire che ho avuto un certo riscontro decisamente positivo, perché stanno cominciando a usare le borracce anche loro. Questi sono i gesti che possiamo fare nel nostro piccolo per appunto mitigare gli effetti di questo cambiamento climatico. Ti convincono? Tu sei disposta a fare qualche cosa, a rinunciare a qualche cosa? Sono cose molto semplici. Se fossero, ho letto anche sempre nello studio dell'ONU, che la soluzione è mangiare meno carne e non disperdere la plastica nell'oceano, ma nel mare. Ma mi sembrano cose di buon senso, non grandi cambiamenti. Purtroppo posso dirti, perché li ho visti di persona, cioè gli oceani di plastica dentro gli oceani, sono una drammatica realtà, ed è difficilissimo
adesso bonificare. Ma si contrappone queste zone lo sviluppo, che sono molto vaste ormai negli oceani. Ma è una questione anche di educazione civica. E si contrappone lo sviluppo all'ambientalismo, mentre le due cose secondo me non sono contrapposte, perché ci può essere anche uno sviluppo intelligente, cioè anche bere nella bottiglia di plastica, magari facendo attenzione a consumarne di meno e non disperderla nell'ambiente facendo la raccolta differenziata. Poi si va, visto che si parla di catastrofisti e di negazionisti, l'altra soluzione è quella di non prendere l'aereo, perché gli aerei sono quelli che inquinano di più. Anche perché il ragionamento mi ha divertito: se non ci fossero gli aerei non si farebbe Milano-New York per andare a vedere le vetrine, che magari sono le stesse, quindi si viaggerebbe di meno. Mi sembrano delle giustificazioni un po' ridicole. Ecco, non so se siano ridicole, ma professore, diciamo, è difficile convincere l'opinione pubblica, le persone, a fare dei passi indietro che richiedano, diciamo, delle rinunce così drastiche come quelle di non prendere più l'aereo, rinunciare alla macchina. Insomma, sono tante certo. cose che... Quindi c'è naturalmente una via di mezzo, e chi deve prendere, diciamo, la guida... Dei cambiamenti che potrebbero ovviamente salvare il pianeta. La transizione va seguita e va guidata, altrimenti succedono catastrofi, nel senso che se non si riesce a guidare il cambiamento si arriva a punti di crisi, insomma, questo nei sistemi complessi succede sempre. E poi non si tratta soltanto di stile di vita, insomma, si tratta anche di gruppi di persone che pilotino l'economia, voglio dire, che pilotino il consumo, per esempio. E ancora, la dieta, io non sono un estremista in questo, però è importante, una regola aurea è che quello che fa bene a noi fa bene anche all'ambiente. Adesso noi italiani siamo fortunati, abbiamo la dieta mediterranea, ma pensiamo a cosa succede negli Stati Uniti, dove mangiano una quantità enorme di grassi animali. Queste cose fanno male, fanno venire no, il colesterolo alto, eccetera, eccetera. E fa male anche l'ambiente, perché un chilo di pasta e un chilo di carne, se le mettiamo sullo stesso piatto, hanno un peso molto differente per quanto riguarda il consumo di suolo, il consumo di acqua e le emissioni di anidride carbonica. Ma lei, partendo dalla sua esperienza anche personale, vede i cosiddetti negazionisti, o diciamo gli scettici, in crescita in questi ultimi tempi? Ma direi di no, hanno avuto batoste da tutte le parti, insomma, dal punto di vista scientifico non c'è nessuno sostanzialmente che possa, diciamo, dibattere un tema scientifico su una rivista scientifica in questo modo, insomma. Cioè, voglio dire, è chiaro che se io pubblico su Topolino e dico ho pubblicato su Topolino, quello non è un risultato scientifico. Un risultato scientifico va pubblicato su una rivista scientifica internazionale dove c'è un controllo, e poi noi scienziati non siamo... Però mi scusi se la interrompo, sì, prego, più forte stato del mondo è anche il più grande inquinatore insieme alla Cina, ovvero gli Stati Uniti di Trump, si sono ritirati dagli accordi di Parigi. Ma quella è una decisione del Presidente degli Stati Uniti, ma se lei sente i businessmen negli Stati Uniti, sono tutti molto arrabbiati con Trump, perché questa politica farà perdere, e già sta facendo perdere agli Stati Uniti, la locomotiva delle energie rinnovabili, dove già ci sta la Cina. Infatti in Cina si producono il 50-60% di pannelli fotovoltaici, quindi questa anche qui è una guerra di retroguardia economica. Con i soldi degli americani, perché l'altra anomalia degli accordi di Parigi è che i principali inquinatori dopo gli Stati Uniti sono la Cina e l'India, solo che all'India è consentito di continuare a inquinare nei livelli attuali per altri 13 anni e alla Cina di aumentare addirittura le emissioni del 30%, accordi di Parigi. Il motivo per cui Trump si è ritirato è che c'è un fondo di 100 miliardi all'anno fino al 2020, che poi diventerà di 450 miliardi all'anno, che tutti i paesi che hanno aderito agli accordi di Parigi devono versare. Parentesi, l'unico paese che ha versato fino ad ora sono proprio gli Stati Uniti.
Il tema posto dall'amministrazione americana è che pare una redistribuzione della ricchezza dagli Stati Uniti o dai paesi sviluppati a quelli tipo India e Cina, che sono quelli che inquinano di più, che però utilizzano queste risorse poi per lo sviluppo della propria industria, della propria economia, a danno di quelli che li hanno anche Cinesi. Cina e India stanno inquinando adesso, è ovvio, ma per esempio la Cina ha girato completamente a U la sua politica. Perché? Questo è interessante capirlo, perché dal basso c'è stata una rivolta, perché in Cina si muore veramente di inquinamento, e allora in cima il partito ha capito che non possiamo più andare avanti così. Quindi quanto è importante la spinta dal basso? E quindi poi, sono importanti qua soprattutto le giovani generazioni. Questo, ecco, noi alla fine non ci vogliamo riferire ad alcun partito, non vogliamo fare chissà che politiche economiche, noi vogliamo semplicemente che si ascoltino la nostra voce e la voce degli scienziati, che sono ormai decenni che stanno lì e cercano di far capire: guardate, stiamo qua, i problemi ci sono. Noi non ci riferiamo a, noi non vogliamo politica, noi non vogliamo economia, noi stiamo semplicemente parlando da ragazzi, piccoli anche, abbiamo ragazzi di 9 anni, 10 anni che parteciperanno, che hanno partecipato e che parteciperanno sempre in futuro con noi, ma noi questo chiediamo, semplicemente di essere ascoltati. Poi non pretendiamo chissà quali esagerate cose di economia o chissà quali esagerate cose di politica, noi vogliamo solo essere ascoltati ed essere ascoltati, e che siano ascoltati loro. I dati quelli sono, purtroppo, non è che possiamo cambiare la scienza, quindi... Paola, temo che la nostra giovane Martina abbia ragione, temo anche che la politica faccia un po' orecchie da mercante anche in Italia o no, professor Presidente? Glielo chiedo perché, siccome lei è a capo di un gruppo di scienziati, per l'appunto, che da anni cerca di interpellare la politica e di collaborare con i partiti, l'altro giorno eravate alla Camera per un convegno, peraltro un convegno andato quasi deserto perché ci sono stati dei parlamentari. Allora, sensibili e altri meno, insomma. Noi abbiamo cominciato analizzando i programmi elettorali delle ultime elezioni italiane, perché in campagna elettorale non si parlava per nulla di clima e di ambiente, no? E noi invece sappiamo e volevamo dire che questo è lo strato, non si può fare un'economia senza natura, insomma, un'economia senza ecologia, perché tagliarsi le gambe, insomma. Allora, sarà che, mi scusi, che le politiche pro ambiente se le possono permettere solo i paesi più ricchi? Ma attenzione, c'è un principio etico alla base dell'UNFCC, la carta sulla Convenzione dei cambiamenti climatici dell'ONU, che dice è il concetto di responsabilità comune ma differenziata. Cosa vuol dire comune? Vuol dire tutti siamo più o meno responsabili del riscaldamento globale, perché tutti più o meno emettiamo CO2, ma non tutti allo stesso modo, perché i paesi occidentali sono nati, il loro sviluppo in questa maniera, e quindi devono essere i primi e quelli che fanno di più. Poi è chiaro, adesso, questo fino al protocollo di Kyoto, adesso bisogna salire tutti sulla stessa barca, e quindi anche Cina, India e altri paesi devono contribuire a questo target, a questo obiettivo di riduzione e di tamponamento della temperatura. Però non mi sembra che in base agli accordi che ci sono adesso la strada sia quella. Io questo contesto, il fatto della contrapposizione fra sviluppo e ambiente e il fatto che si dicano delle cose ma poi se ne scrivano delle altre. E tornando a Trump, che sì, però, scusa, ti voglio solo interrompere un secondo per capirci, no? Se i paesi come gli Stati Uniti d'America con Trump tornano a investire molto di più sull'energia fossile, sul carbone, su questo nessuno ha più alcun dubbio che siano energie molto più inquinanti rispetto all'energia solare, all'energia eolica. Ma sono anche molto più efficienti e sono anche molto meno costose, e di qualcosa le luci in questo studio le dobbiamo avere. Le energie rinnovabili non sono sufficienti a mantenere il fabbisogno. Allora, interpelliamo che la Norvegia sta diventando sostanzialmente indipendente dai fossili dal punto di vista energetico e usa il fotovoltaico in Norvegia, dove in inverno l'alba è alle 10 e il tramonto alle 3 del pomeriggio. Allora, cosa possiamo fare noi in Italia, che siamo il paese del sole?
Cioè, è veramente un ragionamento banale. Ma c'è un altro esempio che è l'esatto contrario. Le auto elettriche, che adesso sono considerate un'altra delle soluzioni per uscire dallo stallo. Le batterie di queste auto elettriche dove si dismettono? Vengono ricaricate bruciando combustibili fossili, per il clima non cambia niente. Quindi dobbiamo produrre quell'energia delle batterie, delle auto elettriche, che ci consentono di eliminare l'inquinamento atmosferico, con le rinnovabili, perché così eliminiamo anche la CO2 dall'atmosfera e quindi mitighiamo il clima. Bisogna fare entrambe le cose. Le soluzioni ci sono. I mezzi per trovare le soluzioni ci sono. Se però la politica e i governi alla fine se ne fregano, se continuano a comunque finanziare i combustibili fossili perché conviene, perché fa girare tutto un meccanismo dietro, alla fine migliorare le auto elettriche non si riesce perché i soldi non ci stanno. E aiutare... Ci sono tantissimi incentivi sulle auto elettriche, vengono penalizzate le cose che vanno a combustibile. Questo governo quante auto elettriche si comprano? 6.000, 7.000 con gli incentivi. Allora, di cosa stiamo parlando? Bisogna agire in maniera molto più radicale. Questi incentivi sono tutti quelli che poi paghiamo nelle bollette dell'elettricità. Allora, io quello che non capisco, vi interpello tutti, è perché... Io vengo da una provincia sul Tirolo, una regione, Trentino Alto Adige, che è ecologicamente molto avanzata, nel senso che c'è anche una forte consapevolezza dei problemi dell'ambiente e anche una grande volontà di proteggere la natura, la bellezza della natura, perché pensiamo che sia di tutti, no? Quindi l'aria che respiriamo, la pulizia e il rispetto dell'ambiente, lo facciamo e perché appartiene a tutti noi, no? Allora perché su delle cose ovvie... Ma non c'è una unità, nel senso che non, per esempio, faccio un esempio concreto che così ci spieghiamo. Se uno fa una passeggiata per una città come Roma, in centro, è impossibile non sentirsi in una mezza camera a gas, dal traffico, inquinamento, e l'inquinamento viene dalle macchine, viene dal riscaldamento, viene a molte cause. Ma perché negare un'evidenza così evidente? Cioè, tutti respiriamo quell'aria, no? Chi vive a Roma, per esempio. Ma su questo mi sembra che ci sia accordo. Ma non bisogna fare qualche cosa, no? E preservare il pianeta, è che ci sono degli estremismi, per cui ogni volta che c'è una conferenza dell'ONU, un report dell'ONU, una manifestazione di piazza, oppure una catastrofe naturale, escono tutti gli ambientalisti e gli ecologisti. Ma perché bisognerebbe essere ecologisti, Paola? Non c'è bisogno di essere estremisti sempre per verificare che viviamo in alcune città hanno un inquinamento altissimo, ci sono anche lì i dati delle centraline che rilevano, quindi non so, perché dobbiamo discutere su delle cose che sappiamo che fanno male, che ci sono, che fanno male e che dobbiamo agire rapidamente? Come ci sono i negazionisti dell'ambiente, ci sono i negazionisti dello sviluppo, per cui si mettono in contrapposizione queste cose e si estremizza il dibattito. No, ma è ovvio che se una città, se una città come Roma, 6 persone su 10 usano la macchina privata per muoversi nella città anziché usare i mezzi pubblici, e questo è in altre città ci sono 3 cittadini su 10, 2 cittadini su 10. Ma chiaro questa è una che questione di meno, educazione, no? Civica. Faccio degli esempi. Ci sono cambiamenti strutturali. Noi siamo continuamente in emergenza in questo paese. No, cioè queste cose non si cambiano dicendo tu fai bravo, vai in bicicletta. No, bisogna mettere su una rete per la mobilità elettrica. Bisogna incentivare i mezzi pubblici. Bisogna disincentivare i mezzi privati, le auto più inquinanti. Ovviamente tutte queste cose vanno gestite politicamente, perché altrimenti ci ritroviamo ai gilet gialli, ci ritroviamo a cose di questo tipo, insomma. Ma vanno fatte politicamente. Ecco, ma questo governo, anche in base alla sua esperienza, è più sensibile ai temi
Beh, ovviamente in questo governo ci sono più o meno due facce, lo sappiamo, ci sono due partiti al governo. Noi abbiamo analizzato i programmi anche di 5 Stelle e Lega e entrambi avevano una parte ambientale notevole, soprattutto la Lega aveva circa 150 pagine di programma ambientale, no? Una stella delle 5 Stelle è l'ambiente. Ecco, però poi, andando a vedere in concreto cosa è venuto fuori... Ed è tutto sviluppato sull'auto elettrica comunque, perché anche io li ho letti e sembra che i problemi del mondo, dell'ambiente, si risolvano con l'auto elettrica. Ovviamente non è così, è chiaro, non è così, cioè non c'è solo l'auto elettrica, ci sono altre cose. Ecco, però il problema è che si danno delle soluzioni semplicistiche, mentre noi vorremmo, e questo abbiamo proposto l'altro giorno a Montecitorio, mettersi insieme per studiare una soluzione scientificamente fondata, cioè qui la politica va avanti a colpi di Twitter, cioè non si può trovare una soluzione in quanti sono 150, 120 caratteri, lei è più brava di me in queste cose, non si può dire tutto è bianco e nero, bisogna mettersi lì cercare una soluzione scientificamente fondata. Serve una collaborazione, anche perché se uno, ok, magari non ci mettiamo, non vogliono collaborare, però allora facessero qualcosa su quello che già abbiamo. Io parlo da ragazza, nella situazione attuale di Roma con i mezzi pubblici ad esempio, è normale che io sia più invogliata a usare la macchina perché il mezzo pubblico non mi passa, mi passa una volta su tre. E lo dico quando per esempio vado a scuola, a volte preferisco farmi 40 minuti di macchina inquinando tu, piuttosto che a stare lì un'ora e mezza ad aspettare il mezzo pubblico che non arriva. Quindi bisogna, non serve cambiamenti eclatanti, perché a noi basta anche cominciare dal piccolo, le bottigliette di plastica che non si dovrebbero usare, le scuole che magari mettano le fontanelle così i ragazzi sono più invogliati a riempire la borraccia, o appunto basterebbe per esempio incentivare i mezzi pubblici. Sono delle soluzioni molto tranquille che però a cui serve un po' di attenzione in più dal punto di vista proprio a livello organizzativo e magari qualche soldo in più, quello ci serve. Non ci servono chissà che cambiamento nel governo, che cambiamento nella politica. Basta iniziare dalle cose piccole, poi il resto verrà da sé. Perché il Partito dei Verdi in Italia è così, in realtà non è mai veramente decollato, no? Se guardiamo ad altri paesi, a cominciare dalla Germania, dove è sempre stato forte, adesso addirittura in crescita. Perché? Dipende dagli italiani che sono ecologicamente meno sensibili o da cosa dipende secondo Ma te? Ma io sono d'accordo sul discorso di prima che questi ragionamenti sull'ambiente se li possono permettere i paesi più avanzati, più benestanti. Dalle proiezioni sul prossimo Parlamento europeo, i primi sondaggi che sono circolati, i partiti dei Verdi e andavano forte, avevano i risultati maggiori in Germania, in Olanda, in Belgio, in paesi che hanno risentito meno della crisi economica. In tutta la fascia sud, non solo in Italia, questi partiti stentano a partire appunto, proprio perché c'è una questione di priorità. La gente prima si pone il tema di mettere insieme, come si dice, pranzo e cena e arrivare alla fine del mese, e quando poi ha la pancia piena può riflettere sull'ambiente. Diventa secondario, però, ma non è per così cattiveria. Semplice il ragionamento, no, professore? Perché sì, cioè non, le cose vanno insieme ancora una volta, cioè voglio dire, non, i Verdi in Italia forse hanno pagato questo scotto verso l'opinione pubblica che ha pensato appunto questi ci vogliono fare stare meno bene anche per salvaguardare l'ambiente. Invece no, bisogna capire che l'economia italiana soprattutto, che vive di turismo, vive di cultura, vive di un'economia a basso impatto ambientale, potrebbe vivere di questa economia. Ecco, tanto più lì bisogna far capire che le due cose possono andare insieme, tanto più nel nostro paese. Però questo in passato probabilmente non si è capito molto bene. Insomma. Ecco, stiamo parlando da mezz'ora di questi temi e abbiamo detto che la politica è un po' sorda, un po' poco sensibile. In realtà negli anni i vari governi hanno fatto molto per le energie rinnovabili e anche hanno fatto molto sull'efficienza energetica. Ce lo spiega bene Paolo Pagliaro nel suo punto. Pochi secondi di pubblicità. La piccola Greta che accusa i governanti europei di non fare abbastanza per il clima forse è un po' ingenerosa.
perché in realtà gli stati europei stanno affrontando costi economici e finanziari altissimi per promuovere la transizione energetica verso un sistema carbon free, tenendo insieme clima, ambiente, economia e società. L'Italia, tra l'altro, è tra i paesi più virtuosi del mondo. È prima per quanto riguarda le politiche e le misure per promuovere l'efficienza energetica. Vuol dire che tra i 25 paesi maggiori consumatori di energia primeggia in una classifica che tiene conto di edilizia, industria, trasporti, spendendo però meno risorse pubbliche in termini assoluti e pro capite rispetto alla Germania, anch'essa ai vertici della classifica ex aequo. Il nostro paese è tra i più avanzati anche per quanto riguarda etichettatura degli elettrodomestici, certificazione degli edifici, norme per il risparmio di carburante, efficienza degli impianti termici. L'Italia è invece terza nella classifica della Banca Mondiale che misura politiche e regolamenti per migliorare l'accesso all'energia elettrica, alle risorse pulite ad uso domestico e all'energia rinnovabile. In questo caso la graduatoria comprende 133 nazioni. Un gioiello della ricerca italiana è l'ENEA, l'Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile. L'ultimo successo è di un mese fa, quando si è aggiudicata la gara internazionale per assistere l'Algeria nella transizione alle energie rinnovabili. Tra le novità tecnologiche prodotte dall'ENEA, la più recente è un sistema di ricarica ultraveloce per i mezzi elettrici del trasporto pubblico, dispositivo che consente di rifornire un autobus in meno di 20 secondi, utilizzando il tempo della fermata. Un'invenzione che contribuirà a cambiare il futuro dei trasporti. Professor Pasini, lei ha scritto per chiare lettere effetto serra, effetto guerra. Cosa lega i cambiamenti climatici alle migrazioni, ai conflitti? L'ha pubblicato con chiare lettere. Sì, è con Grammeno Smastroianni che è il mio coautore. Noi abbiamo cercato di fare un excursus in giro per il mondo, poi piano piano concentrandoci sull'Africa, il Mediterraneo e l'Italia per capire quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sui conflitti e sulle migrazioni. E abbiamo visto cose molto interessanti. Sostanzialmente gli effetti possono essere due. Uno, un effetto di innesco su una crisi conflittuale migratoria, per esempio la Siria. In Siria ci sono stati gli anni dal 2007 al 2010 con grande siccità, tutti i raccolti sono andati persi, i contadini si sono inurbati nelle città, lì violenze, conflitti per l'acqua, per il cibo e così via, insomma. Oppure, ecco, nella fascia del Sahel, da dove arrivano 9 migranti su 10 nella nostra Italia, di quelli che arrivano in Italia, e lì ci sono vari problemi e lì il cambiamento climatico è un acceleratore, un amplificatore di problemi. Per esempio c'è la desertificazione che si sta mangiando piano piano il terreno fertile, ci sono problemi di terrorismo che pesca in questa crisi culturale ma soprattutto economica, cioè lì quando le persone non hanno di che vivere arriva il gruppo islamico e dice ti do tot per venire a fare la guerra santa e qualcuno, io non voglio giustificare nessuno ovviamente, ma qualcuno ci sale, voglio dire... Anche quindi, insomma, questo c'è. C'è anche questo. Come conseguenza del cambiamento climatico. Effetto serra, effetto guerra. Quindi cerchiamo di volere un po' più bene al nostro pianeta, alla nostra natura, no? Anche, diciamo, possiamo dire a noi stessi, perché alla fine il mondo ha già superato tante ere glaciali, quindi noi non siamo pronti a superarla, quindi alla fine il mondo, anche se noi moriremo, ci estingueremo, il mondo continuerà a girare anche senza di noi, quindi dobbiamo salvare noi stessi più che il pianeta. Ecco, forse abbiamo convinto anche Paola Tommasi, no? Ma dal punto di Pagliaro mi sembra che la situazione non sia così catastrofica, quindi... Quindi dici stiamo tranquilli, ma questo è un po' un atteggiamento un po' superficiale in questo caso, temo, perché appunto io credo alla scienza e penso che invece ci siano delle emergenze climatiche che vanno affrontate adesso, subito, quindi... In bocca al lupo Martina e grazie. Grazie anche a voi giovani, forse riusciremo a costruire un mondo migliore. Grazie Paola Tommasi, grazie professor Pasini, ricordo il suo libro Effetto Serra, Effetto Guerra, pubblicato da Chiare Lettere. Grazie, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio alla serie televisiva Little Murders by Agatha Christie e noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci.